Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Turno, bentornati con questo mio nuovo video. Siamo tornati su Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Sono andato leggermente avanti perché purtroppo ho avuto problemi nella registrazione prima. Problema, non so se riuscirò a registrare questo video perché continuo ad avere problemi. Purtroppo internet non mi lascia in pace, non riesco a registrare e streamare neanche meno. Continuiamo questo gioco, come sempre, sopportatore della serie, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, stiamo arrivando più piano alla fine, non credo che manchi molto perché ormai è un po' avanti. Ma la vediamo tutti, chiaramente. Sentite il comandante, andiamo a caccia. Ma caccia, ma caccia. Cosa prendere? Dovrà morire prima o poi. Bersaglio avvistato, ingaggiare. Cavolo, ma è tutto qui quello che sai fare. Cessate il fuoco. Vedo vicino a me. Qualcuno è fermato. Vabbè, Champelle. Ma di merda. Mi dice non c'è male, non molla mai, maledetta. lei viene dentro. Di essere furba, avrà una brutta Bravo. esperienza. Ehi, dove sei? A casa tua? Ciao, bello. Ecco, la più semplice se c'è semplicemente così, eh. Posso credere. Ecco che ci Ehi, accidenti, Jameson, pensa a lavorare. Un messaggio di Rock mi ha scosso. Ciao, bello. Altri nemici? Sono nemici adesso? No. Allora sei tranquillo che ti ammazzo prima o poi. Tre. Riesci a trovare quelle cose lì, ma boh. Però non riesco a trovarne. Il messaggio di Rourke mi ha scosso. D'accordo, andiamo. Seguitemi. Ah? Come fa a vedermi? Sono in mezzo ai canneti. Vabbè. Guarda che c'era pompa, potevo usarlo, ma vabbè. Dettagli. Nessuna parte. Qua. Ehi. Sai, c'è ancora del rum in alcuni barili. Accidenti, Jameson, pensa a lavorare. Bravo. Zitto. Se Croft è a piede libero non si tratterrà da queste parti. Ma va? Non c'è niente da prendere, questo ho già preso. Troppo quello lì che... Il messaggio di Rourke mi ha scosso.
dove andiamo. Seguitemi, non vedo nulla. Ehi, ma dov'è Jameson? Cristo santo, avevo appena smesso di parlarci. Ascoltate tutti, Jameson è scomparso. Serrate e avanzate. Buon per voi. Nuova posizione. Ehi! Devo trovare qualcosa. Non riesco a liberarmi di questa sensazione di pericolo imminente. Ma va? Secondo te? Chi ci può essere? Sentirà buono. Per l'ultimo. Qua ce n'è uno. Cardinal 6, Croft avvistata. Merda. Oh oh. Prendiamola. E io che cavolo fa? Sai io come cavolo ci riesco adesso? Come hai fatto ad avere pilota? Cosa prendere qua? Sì. No. Cosa cacciavo? Bastardo. Stai bene. Secondo te? Colto un aereo da un elicottero da 2 metri. Ok. Già. Oddio. Pronto. Ok. Ci sono, sto bene. Ci ho fatto solo un volo. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Se ne è scappato il vigliacco. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Sì, tranquilla, tanto. Che c'è a preoccuparsi? Vabbè. Porca puttana. Sta bene, vero, i loro due. Via. Ma va. Mamma mia. Boh. Dove devo saltare lì? Ho capito. Oops.
Ma da dove saltare? Scusa, non ho capito. Dai, vai. No, corre, Lara. Corri, Speedy. Wow. Qua. Ma va. Cioè, starmene lì è bella tua guardare tutto che crolla. No, eh. Direi che cosa. Dove devo saltare da lì? Beh, perché ogni volta voglio vedere sta scena? Non lo so. Poi provo a vedere se succede se vado dritto. Dovrei saltare lì. Non ho capito, sinceramente. Sono scemo io o non so da saltare? Adesso provo ad andare dritto. Ok, muoviti però. Vabbè, non era la strada. Ecco, non era la strada giusta quella. Questo diciamo che. No. Vabbè. Ora ne azzecco uno. Sbaglio 3 volte la direzione sbagliata. Scelgo 3 volte la direzione sbagliata. Dai, muoviti, Craft. Crafty, ciao. Era Craft. Ok. Ma va? Wow. Cavoli. Vai, corri, Croft. Io ho saltato, ma vabbè. Ho deciso di non saltare. Dai, non farmi rifare però tutta la discesa. Ah, ok. Almeno quello. Perché non. Perché. Vabbè, devo dire che è ancora la sbaglia direzione. Ho sbagliato il salto completamente. Adesso è. Minchia. Non è che c'è molte alternative. Saltavo. C'è la mia gatta che sto guardando fuori dalla finestra. Ma
Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. Ma... di Dominguez, della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata... Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Minchia. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremmo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Lucio. Se hai bisogno, chiama. Ok. Faccio un fischio. Che direi, ragazzi, chiudiamo qua questo episodio. Come sempre, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e vi auguro una buona giornata. Qua è sotto noi tutto. Ciao.